is being able to look outside and see God's creation, maybe a little bit from his perspective. People cannot come up here and see the indescribable beauty of our earth and not be touched in their souls. Con lo che vedo io qua è una prospettiva incredibile, è la possibilità di vedere la terra un pochettino con gli occhi come li vede Dio e vedere la bellezza e l'incredibilità di questo pianeta. As we see that the peace and serenity of our planet as it goes around at 10 kilometers a second, and there's no borders, there's no conflict, it's just peaceful. And you see the thinness of the atmosphere that makes you realize how fragile our existence here is. And that as we work here on the space station and within our international partnership, we hope that that example of what we can achieve together is an example for the world and all of humanity, so that we work to get more access to space and more people can see that perspective from space, that maybe humanity's future is a lot better than what we have now. E la nostra velocità orbitale di 10 km al secondo, e noi vediamo una terra con degli occhi diversi, vediamo una terra senza confini, vediamo una terra dove l'atmosfera è estremamente fine e labile, e guardare questa terra in questo modo ci permette di pensare come essere umani, di come tutti dovremmo lavorare assieme e collaborare per un futuro migliore. Viaggiare nello spazio modifica tante cose che si danno per scontate nella vita quotidiana, ad esempio l'idea del su e del giù. Vaticano, Stazione Spaziale Internazionale, ci siete? Viaggiare nello spazio modifica tante cose che si danno per scontate nella vita quotidiana, ad esempio l'idea di su e di giù. Mi domando, c'è qualcosa in particolare che vivendo nella stazione spaziale vi ha sorpreso? E c'è al contrario qualcosa che vi ha colpito proprio perché ha trovato conferma anche lì, in un contesto così diverso? Grazie Santo Padre per questa domanda. Lascerei la parola al collega americano Mark Van der Haye. Mark dice che quello che l'ha sorpreso è che quando nello spazio trovi delle cose completamente diverse che sembrano le stesse ma non riconoscibili. Sometimes when I'm working on something very close to me, I'll get focused on that and not realize that I've rotated around. Then when I go to another module, when I approach it from a different side that I didn't expect, that place, it's kind of unsettling at first when I'm trying to understand where I am. Ogni tanto mi avvicino a qualcosa da un angolo completamente diverso e all'inizio rimango un po' sconcertato perché non riesco a capire dove sono, a capire che cos'è. To get my bearings, I still have to decide which direction to perceive as up in order to be able to make sense of things. Quello che non è cambiato invece è che anche qui dove non c'è più il su e il giù, per riuscire a capire dove sono e trovarmi in questa situazione, devo decidere io dove è il su e il giù. E quindi stabilire il mio microcosmo, il mio microuniverso con i miei sensi, i miei sistemi di riferimento. Questa è una cosa propriamente umana, la capacità di decidere, di decisione. Mi sembra interessante la risposta perché va anche alle radici umane.